Sia Johnson che il premier francese oggi hanno annunciato che si vaccineranno con AstraZeneca, come dire, diamo l'esempio. E vado dal vice ministro Todde, che è esponente importante di questa ampia maggioranza di governo, con una domanda secca. Todde, Draghi dovrebbe dare l'esempio e vaccinarsi con AstraZeneca, come pure qualcuno in queste ore sta sostenendo? Ma io non posso rispondere per il presidente Draghi. Credo che sia importante anche rispettare le priorità, ed è importante ovviamente fare in modo che si vaccinino prima le categorie più fragili. Per quanto mi riguarda, io mi vaccinerei immediatamente col vaccino AstraZeneca, senza nessun tipo di dubbio, perché credo che quando si parla di vaccini bisogna far parlare i dati e la scienza. Ecco, grazie per la come dire. Però un'altra cosa gliela posso chiedere. C'è tutta una discussione, lei lo sa, sull'opportunità di aver fermato AstraZeneca. Molti hanno detto, un po' messi insieme i fatti, l'evidenza è questa, che è stata più una decisione politica che una decisione scientifico-sanitaria, mettiamola così. Oggi c'è un bellissimo articolo sull'inserto Sanità del Sole 24 Ore a proposito dei dubbi che non sia questa una guerra tra stati, poi insomma ne parliamo. Ecco, dal suo punto di vista, Draghi anche nelle prime mosse aveva mostrato grande determinazione nei confronti delle case farmaceutiche, per esempio, che non avevano assolto pienamente agli impegni nell'approvvigionamento in Europa. Cioè, un po' è sembrato che ci fossimo entrati in scia, la Germania, la Francia, che hanno deciso di sospendere. Io le chiedo una valutazione su questo, cioè... Potevamo anche andare avanti da soli, visto che la Gran Bretagna continuava a vaccinare serenamente i propri cittadini con AstraZeneca. Ma io parto sempre da un presupposto, che comunque il vaccino è nato con una velocità che è inusuale rispetto all'iter dei farmaci normale. Si è investito moltissimo ed avere un vaccino disponibile in un anno è veramente un grandissimo risultato per la scienza. Ed è chiaro che in una situazione di questo tipo, che comunque è una situazione di guerra, la precauzione è quello che ci deve guidare. E quindi io credo che il nostro governo abbia seguito giustamente misure precauzionali, anche allineandosi a quelle che erano scelte di altri governi europei. La cosa importante è aver chiarito i dubbi. Il verdetto, diciamo, di EMA non lascia alcuna modalità di ripensamento. I benefici dei vaccini sono benefici chiari, quindi bisogna vaccinarsi. Abbiamo necessità di riprendere la nostra vita, abbiamo necessità di prenderci il nostro futuro, e l'unico modo è il vaccino. Allora, devo andare in pubblicità.